Quello che vi sto per leggere è un inno di Erri De Luca ed è un omaggio agli alberi. Salmi di natura. È un omaggio richiestogli da Lucio Catamo per la Quercia Vallonea di Tricase. E lui prontamente risponde: Ciao Lucio, ecco il mio contributo. Ti abbraccio, Erri. E noi abbracciamo Erri. Qui siamo in un bosco incantato all'interno di un uliveto, Le Mascure, è situato nell'agro di Melendugno ed è un magico uliveto del Salento che ancora resiste alla xylella. Siamo in un drammatico momento in cui tutto il mondo cerca di resistere al coronavirus e questa lettura è in ricordo a chi non ce l'ha fatta. Sul mio campo ho visto spuntare tra l'erba la piccola foglia di una quercia spontanea. L'ho protetta dalla concorrenza, favorendo la sua crescita. Ora è un albero, la sua chioma sale e allarga l'ombra in terra. Così ho saputo che il suolo era adatto e ne ho piantate altre. Non sono contadino, non saprei ricavare dal campo di che vivere. Da circa mezza vita, però, sono diventato per residenza un ammiratore della terra. Guardo diversamente da prima la varietà di forme che produce. Oltre alle querce, vengono bene le mimose e i mandorli. In pieno inverno la loro fioritura aggiunge al profumo la bellezza. Da quando abito sullo stesso piano della terra, ho cominciato a ricordare gli alberi. Il mandorlo indiano in un villaggio della Tanzania, sotto i suoi rami larghi, la sera traducevo proverbi napoletani nella lingua del luogo, il Kiswahili. Le immense sequoie della California cariche di neve, i ciliegi di Mostar fioriti nei campi minati e il fico mutilato da una granata che perdeva a gocce linfa bianca, il carrubo in un giardino d'Ischia sul quale mi sapevo arrampicare. Gli alberi hanno formato un parco personale di ricordi. Oggi uso per il camino il legno di mimose cadute e mi sembra strano sopravvivere agli alberi. Eppure anche loro subiscono stragi, come gli abeti schiantati dal vento sulle Dolomiti, gli ulivi del Salento seccati dal batterio parassita. Gli alberi sono al mondo da quando la terra è emersa dal marasma di ghiaccio e di gas. Si adattano a climi, a suoli inospitali e in questo li imitiamo. Assomigliamo a loro, secondo la visione di Bethsaida riferita nel Vangelo di Marco. A un cieco dalla nascita si spalanca per miracolo la vista e la prima immagine che passa nei suoi occhi è una figura umana. La descrive come un albero che cammina. È il più generoso e nobile accostamento tra la statura eretta della nostra specie e quella di un tronco. Il seguito del Vangelo riferisce che su quella visione il guaritore torna a intervenire una seconda volta per ridurla a semplice vista. Albero che cammina. Resta il migliore complimento rivolto alla persona umana. Deve essere per questo che in un bosco mi sento di passaggio dentro un'assemblea di patriarchi e in un campo di ulivi mi sento in una classe di maestri. Marina Tsveteva, mia poeta preferita, scrive:
una preghiera. Non trattatemi come una persona, invece come un albero che vi stormisce incontro. Vengo a sapere che la quercia ballonea di Tricase è nella lista dei migliori esemplari viventi in Italia. Le sue ghiande hanno fornito reddito e dintorni. La sua chioma ha ospitato secoli di nidi. Scrivo questa nota in omaggio a lei e la concludo con un'altra lei, ancora con la russa Marina. L'albero, questo salmo di natura. Innanzitutto un carissimo saluto a tutti in questo momento che ci obbliga a salutarci in remoto, utilizzando quindi le possibilità offerte dalle tecnologie. Se non avessimo avuto il problema Covid, oggi saremmo intorno ad un tavolo, come abbiamo fatto altre volte, a riprendere e a discutere l'argomento salute, turismo e turismo in Salento, che insieme a Medinforma mi vede coinvolto in quanto presidente di InnovaScarl, il distretto pugliese rivolto alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle persone, tra cui ovviamente in primo luogo la salute. Noi stiamo andando avanti, e posso dirvi questo, coinvolgendo nuovi attori e sperando di giungere a un qualcosa di concreto a breve e confidando anche nel sostegno delle istituzioni politiche e degli organi di governo. E oggi più che mai, con tutto quello che sta succedendo con la problematica coronavirus, il nostro progetto diventa sempre più importante e sempre più attuale. E bisognerà necessariamente considerare un cambiamento e un riadattamento sociale. Purtroppo, come dicevo, il Covid di fatto è uno tsunami che si è abbattuto su di noi anche in poco tempo, ci mette di fronte effettivamente ad una sfida epocale. Non si tratta solo di uscire da una situazione di emergenza gravissima, quale quella che effettivamente stiamo vivendo in questo periodo, ma anche di rivedere la nostra visione del mondo per il futuro. Sarà necessario riparametrarsi, e questa è un'opportunità, perché se non ci fosse stato questo scossone noi avremmo continuato questa corsa un po' più insensata dentro un certo modello economico, quello che stavamo vivendo. Invece siamo chiamati a cambiare, e se sprecheremo questa opportunità sarà di fatto, secondo me, un grande errore storico. Siamo vissuti sino a poco tempo fa con una certa scala di valori per noi fondamentali. Poi è arrivato questo grande problema, questo tsunami, che ci riporta drammaticamente come uno stato di preistoria. Il Covid si è rivelato una cosa estremamente seria e tuttavia ci ha indicato che dobbiamo cambiare qualcosa nel nostro modo di vivere. Come persona che viene dal mondo tecnologico posso dire che ora servirà un'accelerazione enorme sulla gestione dei dati e delle infrastrutture digitali che assumeranno
un'importanza fondamentale. Se la gente lavorerà sempre più da casa, come ci si prospetta, se la medicina e la pubblica amministrazione saranno anche molto digitali, da un lato ovviamente occorrerà avere infrastrutture più complete, dall'altro trasformare in valore economico questa tecnologia, che sarà ovunque. Come per esempio una ruota in tutti i mezzi di trasporto, giusto per fare un esempio. Stiamo parlando del futuro che ci aspetta. Il futuro di per sé non è una cosa che ci appartiene, non è una cosa nostra. Lo abbiamo incomodato d'uso, qualcuno dice. Per cui lo dobbiamo consegnare alle nuove generazioni e di fatto dovrà essere, se questo è l'obiettivo, un futuro sostenibile. Perché se non pensiamo adesso, se non riflettiamo adesso, soprattutto se non investiamo in questo momento, allora il rischio è che noi consegneremo ai nostri figli un futuro in cui loro saranno veramente molto, ma molto deboli. E questo lo dimostrano i dati attuali, il fatto di non aver investito in salute, medicina e ricerca. In questo caso specifico del Covid ha dimostrato sicuramente l'indebolimento di una società. È su questa strada e secondo questi obiettivi che noi, Innoval, Made in Pharma e tutti gli attori che stiamo coinvolgendo continueremo a lavorare. Auguro quindi a tutti voi una buona giornata. Salute a tutti. Di questi tempi una rivista cartacea che parla di turismo è incoscienza o coraggio? In un momento in cui quasi tutte le attività sono ferme, la pubblicazione di una rivista come Puglia tutto l'anno sembra stridere con gli scenari che abbiamo di fronte ogni giorno. E allora noi stessi ci chiediamo, è incoscienza o coraggio? Né l'uno né l'altro. Né incoscienza né coraggio, soltanto un segno di speranza, o almeno noi pensiamo che debba essere questo. Il turismo, il viaggio, la scoperta e la riscoperta di quello che abbiamo in Puglia e che vogliamo sia sempre di più scoperto e vissuto dalla gente. Sappiamo che tutto questo, d'ora in avanti, sarà più difficile di quanto lo sia stato in passato. E che avverrà comunque con modalità diverse, perché la prima cosa da fare sarà quella di tutelare la salute. Ci costringe a rivedere modi di pensare e di agire. Un'esperienza a suo modo artistica, come sottolinea Eugenio Barba in una sua lettera agli amici. Eugenio Barba scrive: se l'arte è un'esperienza che spiazza l'individuo, facendolo riflettere sulla sua condizione, allora i tempi che stiamo vivendo sono tempi artistici. Che significa? Significa che i criteri e atteggiamenti della vita considerati normale vengono ora ribaltati. Stiamo rivedendo la nostra fiducia illimitata nelle sorti magnifiche e progressive, nella crescita senza ostacoli, nella giovinezza che non conosce limiti di età. E quindi siamo tutti spiazzati. Però da domani tutti A pronti a costruire. costruire. E tra le macerie di ogni tipo che questo periodo ci lascerà inevitabilmente, da dove bisogna iniziare? La risposta per noi è una sola e articolata: dalla cultura, perché la cultura è la nostra cifra identitaria e che permetterà alla fine la nascita di un nuovo umanesimo. Puglia tutto l'anno ci crede e vuole essere su questa linea. Per questo ospitiamo con immenso piacere un pezzo di R. De Luca che invita alla speranza. Per questo diamo ampio spazio al Museo Castromediano che è stato rinnovato di recente, perché è il museo che tramanda e rinnova la nostra storia, la custodisce. Per questo andiamo alla ricerca dei miti che vengono raccontati dai luoghi.
Per questo rifacciamo antichi percorsi come il percorso delle Torri Costiere e quello delle vie Francigene. E poi diamo anche uno sguardo al turismo, agli obiettivi che sono stati raggiunti lo scorso anno, alla situazione dell'agricoltura, in modo particolare alla xylella e all'ulivo, perché l'agricoltura ritorni ad essere un elemento trainante dell'economia pugliese. Al centro della rivista troverete poi una rubrica che sarà una costante anche nei prossimi numeri. Si intitola Salute e Turismo, perché la nostra regione, oltre a disporre di elementi naturali benefici, il clima, il mare, il paesaggio, dispone di un'altra ricchezza inestimabile, un corpo di medici affermati in tutti i settori, sparsi per il mondo, famosi ricercatori, che non hanno dimenticato la Puglia, anzi hanno la Puglia e il Salento nel cuore e che rispondono all'appello che ha fatto loro Made in Forma. La rivista è pronta. Puglia tutto l'anno, ormai, fra qualche giorno, è a disposizione di tutti. È stato difficile per la redazione lavorare ognuno dalla propria casa, senza quel confronto diretto e serrato del contatto quotidiano che va al di là delle parole, perché ci si intende con i gesti, con gli sguardi. E non è stato semplice lavorare in queste condizioni, però ce l'abbiamo fatta. Pure tutto l'anno c'è. E allora quello che resta da curare è prima di tutto buona salute a tutti e buona lettura.